2-2 da parte del giocatore nativo di Elk Grove. La parte opposta prova a rispondere da tre, lo fa bene Michael Levon Hopkins, chiude bene la difesa di Reggio, allora prova in qualche modo il pallone verso Jantunen, ancora stoppato da Rivers. Più 4 Reggio Emilia adesso in attacco con la possibilità di aumentare il vantaggio. Prova a farsi vedere Vitali, subisce Sokolowski, va Vitali fino in fondo, scarica bene per Diouf che va a schiacciare. Ottima assistenza da parte di Michele Vitali. 5 di Cinciarini, qui stiamo vedendo l'ottima assistenza di Michele Vitali. Nicola adesso con Sokolowski chiede palla, pallone verso Cook, ancora Regbu, va fino in fondo ad appoggiare, ancora in tiro rovesciato. Noi adesso vediamoci le immagini più belle di questo primo tempo e poi pronti per raccontarvi. Chiama palla, Hopkins riceve dalla parte opposta, pallone difficile per Cinciarini, tira in acrobazia, blocco di Robertson per Anima che riceve, si gira e tira, esecuzione perfetta della rimessa per Reggio Emilia e la rimessa ancora per Reggio che ha un'altra possibilità di allungare ancora nel punteggio. Cinciarini, low per Robertson, la difesa di Treviso adesso è davvero col 33.3 i trevigiani, 5 su 15 adesso, Diouf. C'è Cook su di lui, Diouf prova ad andare fino in fondo, si ferma, svita, poi appoggia bene con uno splendido movimento. Ottima partita per Alessandro Zanelli, Cinciarini adesso alza per Diouf, Diouf va a appoggiare, poi arriva Rivers, va a schiacciare. Qui vediamo la schiacciata di Rivers. Cambio difensivo, poi Diouf taglia, il pallone non è buono però per chiudere la giocata a due dalla parte opposta, arriva Sarto e va a schiacciare, anzi Jantunen va a schiacciare. Sul cronometro con 20 punti da recuperare, ancora Jantunen, prova a conferma di quello che vi dicevo prima, vediamo se riesce ad andare a canestro di Red Bull, ce la fa Michele Vitali, taglia Hopkins, pallone per Rivers. Cinciarini, Robertson, ancora Cinciarini, si alza da lontanissimo, è il canestro di Andrea Cinciarini, appoggia per Alvise Sarto, quindi Sorokas per sfruttare la differenza di altezza con Robertson, poi va fino in fondo ad evitare anche la stoppata. Dobbiamo solo capire come finirà il match, finisce così con la stoppata di Nathan Rivers e con Reggio Emilia che vince 78-58.